Vissartene e Tor Sapienza pareggiano per 1-1 nella 26esima giornata del campionato di Serie D Girone G, pareggio che serve a poco ad entrambe le compagini ma che sicuramente smuove la classifica di due squadre alla ricerca della salvezza da posizioni opposte. Vissartene che deve rinunciare a Sabelli in cabina di regia, Campolo avrà quindi fuori il suo miglior regista, mentre invece il Tor Sapienza è in formazione tipo e Solimina sceglie Ileri in attacco al posto di Rocchi relegato alla panchina. Partita divertente anche se con poca occasione nel primo tempo, dopo 3 minuti occasione per Panella che raccoglie dentro l'area di rigore, palleggia e calcia ma non sorprende Manni che attento in presa. Al 9° minuto altra chance per il Tor Sapienza, sventola di Toracchio dal limite con il destro e palla che lambisce la traversa, solo brividi per il portiere di casa Manni. Al 16° minuto invece l'Artena va vicino al gol con un bello schema sul calcio d'angolo, palla corta raso terra per D'Alessandris che calcia fortissimo ma per poco non trova il palo alla sinistra di De Angelis. Al 24° l'occasione migliore del primo tempo capita alla squadra di casa, schema su punizione, Pagliaroli trova il fondo, cross morbido, colpo di testa di D'Alessandris che si deve accontentare della traversa, peccato perché poteva essere l'occasione che avrebbe condotto il Vissartena in vantaggio al 25°. In chiusura di primo tempo chance invece per D'Astolfo che sugli sviluppi di una punizione si va a trovare in area ma calcia debolmente non sorprendendo il portiere di casa Magni attento. Nella ripresa subito forte la Vissartena con Delgado che al 1° minuto calcia una punizione a giro dalla sinistra ma trova De Angelis che respinge con i pugni. La risposta del Tor Sapienza è affidata invece ai piedi di Gori entrato nella ripresa al posto di Cannizzo. Al 7° minuto riceve palla dal limite, scarica forte con il sinistro e per poco non fa gol al portiere di casa, palla fuori. Al 15° attento invece Manni che esce basso su Toracchio e lo ferma a pochi metri dalla porta. Pochi minuti dopo lo stesso Manni se la cava così in due tempi sul tiro di Panella regalando qualche brivido ai propri tifosi. La partita scivola sui binari dell'agonismo con il Tor Sapienza che matura una leggera supremazia territoriale e al 37° trova il gol del provvisorio vantaggio, bellissima l'azione di Panella dalla destra, palla filtrante per Ilali che la mette sotto le gambe di Magni e fa esplodere di rigore il settore ospiti per l'1-0 della Procalcio Tor Sapienza. Il vantaggio del Tor Sapienza però durerà poco perché al 40° Delgado rimette le cose in ordine, punizione dai 25 metri, gran botta con l'interno collo dell'attaccante spagnolo che fa gol, inganna De Angelis e va a prendersi le sotto il proprio settore per l'1-1 con cui si chiuderà la partita. Nel finale infatti un'occasione per Toracchio ben murato da Magni, un cartellino rosso rifilato a Marini per fallo su ripartenza, secondo giallo, accompagna le squadre negli spogliatoi, finisce 1-1 con la Vissartena che guadagna un punto buono per restare in zona tranquillità e il Tor Sapienza che abbandona il penultimo posto andando al terzultimo grazie al sorpasso sul Ladispoli.